Ciao a tutti e bentornati da Karin. Oggi andremo a vedere tantissime storie di Pooh e del nostro amico Gregory e Red, che trasformeranno tutto in cibo da vendere. Scopriamo quale cibo faranno oggi e partiamo dalla prima storia. C'è una piccola Paulina. Hanno bussato alla porta e l'hanno abbandonata lì davanti e lei già subito è affamata. Non è che si trasformerà anche lei in un mostro orripilante e proverà a farci fuori, vero? Attenzione! Paulina è in pericolo! Pooh se la vuole già mangiare! Intanto le ha rubato il cibo, sto maledetto! Gli ha fatto anche un ruttazzo in faccia! Brava Paulina, vendicati! Lasciate dei cuori gialli nei commenti per Paulina se ti fate anche voi per lei. Iscrivetevi al canale e lasciate mi piace se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, e rimanete con me fino alla fine, perché le storie oggi sono veramente tante. Che carini, i piccoli dormono, Gregory e Red li lasciano lì, da soli. Pooh si è svegliato e ha buttato giù Paulina dal cuscino. Peccato che mi sa che Paulina è diventata un ragno gigantesco. Stiamo a vedere. Quella è una ragnatela, sì! L'ha zittito. Spider Paulina. Guardala! Le ha comprato una culla tutta per lei. Che fortunata Paulina. Si è calmata e si è messa a dormire nella sua culla rosa personale. Si meriterebbe di rimanere appeso, Pooh. Ma intanto Red ha detto a Gregory di assaggiare la ragnatela gialla di Paulina. Sembra buonissima. Di che cosa è fatta? Di formaggio? Saranno tipo patatine puff al formaggio. Bisogna scoprirlo subito. Devono farle produrre un sacco di ragnatele. Ma hanno lasciato Pooh attaccato. Chi se ne frega di te. Bisogna produrre cibo. Aprire un nuovo negozio. Fanno arrabbiare Paulina, che inizia a sparare ragnatele sotto forma di ragnone gigante. Assorbono tutte le ragnatele. Che cosa ci faranno? Paulina Spider Gummy? Quindi sono gommose, non sono patatinose. Io che pensavo fossero le patatine puff al formaggio, avevo svisionato. Sarà che io amo le patatine? Questa è la pubblicità, guardiamola. Sono super gommose, ci hanno messo sopra lo zucchero. Sono come le coca-coline piene di zucchero che prendete a volte al cinema. Non so se l'avete mai fatto. Sembrano strabuone, voglio assaggiarle anche io, non è giusto. Anche a me, bambalina, mandane una anche a me. Chica, appena sente masticare, capisce che c'è del cibo. Vuole anche lei, vuole anche lei. Prendile, sono gratis. Assaggini gratis per tutti, ma... mangiandole si diventa dei ragni? Oh mio Dio, penso che bambalina sia totalmente pazza. Arragnatelato, Chica. Se volete liberare Chica, scrivete nei commenti. Libera Chica! Mi sa che la poverina è diventata un ragno ormai. Serve il vostro aiuto. Ma ora passiamo a un'altra storia. Oggi ce ne saranno tantissime, quindi non dovete perdervene nemmeno una. Scrivete storia 2 nei commenti se siete arrivati a questa seconda storia, così io capirò. E intanto il nostro Pooh sembra affamato. Vuole il pollo. Ops, questo pollo è stato mangiato tutto da Paulina. Mi dispiace, Pooh. Vuole giocare a palla, ma è diventata lei la palla. Solo che il danno l'ha subito solo Pooh. È così carina. È pronta a farsi il bagnetto? Mi sa che Pooh ha un piano malvagio in mente. Mentre tutto glitcha, mi sa che... è arrivato lo Skibidi Toilet. La chiave magica!
Ve la ricordavate questa chiave nel gioco? Era la chiave segreta tenuta proprio in bocca dallo schivi di toilet. Quando Paulina verrà a farsi il bagno dentro al water, ma perché dovrebbe fare il bagno nel water? Ah, ecco, nella vasca da bagno. Lui dovrà sporcare di M. Ditelo voi che cos'è quella cosa marrone. E far morire di puzzo Paulina, avvelenandola. Beh, mi sembra un piano molto malvagio. Bisogna però vedere se funziona. Siete pronti? Sento un gran baccano. E penso che Paulina abbia vinto anche contro lo schivi di toilet. L'ha rotto! E l'ha affogato insieme alla cacca. Scrivete nei commenti terza storia, perché siamo arrivati alla terza storia di oggi. E c'è Pooh, maledetto, insanguinato, assassino, che sta inseguendo Gregory e Red. Red sta morendo insieme a Gregory. Serve il vostro aiuto, lasciate mi piace. E Red ha preso una caccona. Una caccona collezionabile da mettere nello zaino. Potrebbe comparire mamma cacca. Vi ricordate? Noi abbiamo finito il gioco e abbiamo collezionato tutte le cacche in un video. Se vi siete persi tutti i video di Pooh, li trovate sul mio canale, ovviamente. Hello, my babies. Oh, ciao, my babies. Devo fare un album tutto dedicato a Pooh. Farò una playlist per voi. Mamma Pooh ha spedito Pooh sulla luna. Don't worry about that. Non vi preoccupate di questo. Sono molto affamati. E questa volta è mamma Pooh a cucinare. Le mamme sono stupende, soprattutto quando cucinano. Che ruttazzo. More? No, non ne vogliamo più, grazie, basta. It's dessert. È il dessert. È cacca? È un dolce alla cioccolata o è cacca? Non lo voglio sapere. Non lo voglio assaggiare, viva! Sembra buona? È cioccolata! Non era cacca, meno male. Ho avuto un po' paura, ragazzi. Non mi dite che adesso apriranno una produzione di torte al cioccolato a forma di popò. Ok, my baby! Le sputa direttamente dalla bocca. È inquietante. Ma comunque, ne vorrei assaggiare una. Le riempiono di cioccolata e le congelano. Sono dei veri e propri gelati. Pronte per essere servite. Voi le mangereste? Fatemelo sapere nei commenti. Popo Choco Puge Ice Cream. Sì, una cacca a forma di cacca. Parte il camion e ora inizia la pubblicità. Guardiamola insieme. È per sponsorizzare questo nuovo gelato. Fa anche l'occhiolino. Oh, tante piccole Opila the Bird hanno fame. Prima annusano, poi assaggiano. Sembra soddisfatta. È delizioso. Che carine. Sono tristi. Ne vorrebbero ancora. Meno male che mamma Pooh può creare quanti gelati vuole. Anche Chica ne vorrebbe qualcun altro, guardate. Se li è sgraffignati tutti quanti come al solito. Oggi che cosa le succederà? Scopriamolo. Mamma Pooh non è affatto felice. Watch out for Miss Pooh. Attenta, guardati dietro, c'è Miss Pooh. L'ha piantata in terra come uno struzzo che nasconde la testa sottoterra. Enjoy. Adesso le piccole Opila possono mangiare quanto vogliono. E la povera Chica? È stata totalmente piantata nel terreno. Ma ora passiamo a un'altra storia ancora. Che cosa succederà? Il Captain si sta mangiando una banana ed è stato rapito da mamma Pooh. Che cosa gli vuole fare? L'ha trasformato in una cacchetta. Vuole che sia suo figlio. L'ha adottato, suo malgrado. Lo ciba e lo ciba ancora finché non lo affoga.
Povero piccolo Pooh. Pallonate e altre pallonate. Questo è giocare a palla. Essere preso a pallonate non mi sembra tanto giusto. Il mio piccolo bambino adora veramente il calcio. Sì, sì, un po' meno però magari. L'ora della doccia. Magari il sapone in bocca potevi anche non metterglielo, poverino. È stremato, non ce la fa più, è distrutto, spappolato. Buonanotte, piccolo. Ah, se ne va proprio di casa? Forse va a lavorare. È pronto a scappare, ma la porta è chiusa a chiave. E lei torna. Che cos'ha? Quella era Opila the Bird. Oh mio Dio. La sta portando nella stanza segreta e lo sapete, in quella stanza succedono solo cose bruttissime. It's okay, che parlano di morte. Tagliare arti, far fuori le persone o trasformarle in piccole Pooh. Anche Opila è diventata un piccolo Pooh. E ora anche la mamma. Sono tutti dei piccoli Pooh. Ma abbiamo un'altra storia ancora per chi se la fosse persa la scorsa volta. Guardate un po'. Oggi Gregory e Red vanno in una nuova casa. Quelle sembravano le case di SpongeBob. L'avevate visto? Adottano un piccolo Pooh e gli danno tante cose buone da mangiare. Che carino. Faia, piccolo. Faia! Hamburger, pizza, pollo. Si mangia veramente di tutto. Anche le banane con la buccia. E ora che è bello pieno, è pronto per fare la doccia. Avete mai accudito un Pooh sul vostro cellulare? Io quando ero piccola avevo un Pooh sul mio telefono e l'ho accudito per un sacco di tempo. Sono pronti a lavarlo. Gli hanno messo il sapone nell'occhio. Quello non fa affatto bene. Sembra molto arrabbiato. Talmente arrabbiato da essersi quasi trasformato. Stai meglio, piccolo Pooh? Ti serve una medicina per quell'occhio gonfio? Ah, l'abbiamo guarito, meno male. Ora vuole giocare a palla. Io ripeto, non credo che debba essere Pooh la palla. Lui voleva giocare con la palla. Red e Gregory stanno esagerando. Mi sa che Pooh sarà vendicativo. Scrivete gol nei commenti. Si è arrabbiato, ve l'avevo detto che si sarebbe vendicato. Ora è gigantesco e pronto a far fuori tutti. È una battaglia. Oggi non avevamo ancora visto una battaglia, quindi sono pronta. Una battaglia a suon di colpi mortali. TNT ovunque. Queste battaglie come sempre sono in stile Cuphead. Ditemi se conoscete Cuphead. Se non me l'avete ancora detto, lo chiedo sempre. Cuphead è un videogioco con un sacco di boss da sconfiggere e sono molto difficili, tra l'altro. Gregory ha perso un punto salute, ma ne ha ancora 4 a disposizione. Mentre Pooh sta saltando con il culetto sopra dei cactus. Micro Pooh all'attacco. Usa quel forchettone, Gregory, che hai perso un altro punto salute. Dovete tifare per Gregory nei commenti, ragazzi. Scrivete Gregory, Gregory, ce la puoi fare, Gregory. Perché altrimenti questo ci muore, Serve molta più TNT. Molta più TNT, perché fa pochissimo danno. E anche i K-Rocket con quel bazooka non mi sembra che facciano un grande danno, Qui ci stiamo 35 anni. Gregory ha perso un altro punto salute. Gli restano solo 2 punti. Oh no. Ok, Pooh è meno della metà della salute. Quanti mini Pooh ha scatenato questa volta? Sono un po' troppi. Red, forse è il momento che tu faccia qualcosa per aiutare Gregory. Pooh lancia fiamme. Hanno vinto! E guardate un po' i Pooh cosa sono diventati. Sembrano crocchette di patate. O qualcosa tipo nachos ripieni di formaggio, crocchette formaggiose. Sembrano buonissime. Ne voglio una. Facci sapere com'è, Gregory. È gustosa?
Sembra proprio buonissima. Ne vorrei una anch'io. Sembra così croccantella. Caro Pooh, adesso sei stato catturato come un Pokémon e sarai schiavizzato. Dovrai produrre tantissimi formaggiosi croccanti e noi dovremo aprire un negozio. Guarda questa palla d'oro. Guardala. È pronto. Sembra un lavoratore del McDonald's e sta sfornando milioni di miliardi di Pooh. Ora questi poverini devono morire, essere cotti vivi per diventare cibo. Non è una bella cosa, ma d'altronde anche quello che mangiamo noi, tipo i McNuggets, sono piccoli polli uccisi e poi mangiati da noi. Quindi questa è la vita, mangiamo gli altri esseri viventi. Non è bello, lo so, ma d'altronde qualcosa dovremmo pur mangiare. Tranne se siamo vegani, allora lì possiamo mangiare solo le piante. Comunque, le crocchette croccanti. Sembra che Poppy apprezzi molto. Sapevi, Poppy, che quello prima era un povero Pooh vivente? Beh, adesso lo sai. Credo che continuerà comunque a mangiarli. Catnap si è messo in coda e dopo 2 ore è arrivato a ordinare. Meno male che le crocchette non sono finite, se no ci sarebbe rimasto malissimo. Crocchette di formaggio di Pooh, assaggiala. E dici com'è? È buona? Oh my god! È veramente buona. 2 ore di attesa in fila, ma a quanto pare ne è valsa la pena. Sorry. Ne ha ordinate 3, ma sono esaurite. Povera cica, lo sapete che lei è sempre affamata. Ruberà le crocchette a Catnap? Penso proprio di sì. But don't steal croquette. Non si rubano le crocchette. Dentro c'era una popò. Le crocchette le aveva già mangiate tutte. E siccome non sapeva dove farla, Catnap l'ha fatta proprio là dentro. E la palla di Pooh si è sporcata di caccoccia. Che schifo. Sembra puzzolente, maleodorante. Fa vomitare. Chica, è meglio se scappi, brava. Sempre se ce la fai a fuggire in tempo. Cosa ridi, Catnap? Ma aspettate, c'è un'altra storia ancora. Banana Cat! È stato appena divorato da Pooh, aveva fame di banane. Sta piangendo. Ha pianto talmente tanto da aver fatto vomitare Pooh. Beh, almeno il piccolo Banana Cat si è salvato. Ha un sacco di cibo a disposizione adesso. Guardate chi c'è! Vi ricordate il suo nome? Se ve lo ricordate, scrivetelo nei commenti. Beh, anche lui si è messo ad accudire. Non era accudito lui da noi un tempo? Questo gattoccio pazzo. Beh, tra mostri demoniaci, penso che si intendano a dovere. Oh mio Dio! E ora? Si è fatto la doccia. Anche Pooh vuole farsi la doccia, a quanto pare. Lavami, 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 ha detto. Dai, è sporchissimo. Non verrà mai via tutto quello schifo. Dovrai strusciare per almeno 10 giorni. Sembra incrostato. Forse devi lavarlo con l'acqua calda. O tenerlo a mollo dentro una vasca per un po' di tempo. Ha fatto talmente tante bolle da riempire l'universo. Avrà funzionato? No, lo sapevo, non so perché ma me lo sentivo. Gli è venuta un'idea, lo vuole sbiancare con la candeggina. È molto pericoloso, potrebbe morire. Ma a quanto pare ce l'ha fatta. Non è candeggina, è tinta per i muri. Vabbè, altra storia di Pooh ancora, ma quante ce ne sono oggi? Infinite. Ehi, dai un calcio alla palla. Non così, bambalina. Hai tagliato la faccia a Pooh e potato 45 alberi. Sei anche fatto la popò addosso. Oh, sorry.
Bambalina, credo che un semplice scusa questa volta non basterà. Voi lasciate mi piace, iscrivetevi al canale, commentate con Bambalina se siete arrivati a questo punto del video e noi ci vedremo nel prossimo. Ciao!